Benvenuti a tutti in questo ormai consueto spazio di video talk in cui conversiamo con grandi artisti della musica. Io sono Marika Mannino e qui con me oggi ho un grande cantautore, chitarrista, ex frontman dei Timoria, ma anche pittore e soprattutto uomo cosmopolita. Il suo motto è: l'importante non è la meta, la destinazione, ma l'essenza del viaggio. Lui è Sasha Torrisi. Ciao Sasha, benvenuto. Ciao, grazie mille, grazie per avermi invitato. No, ma grazie a te per averci scelto e per aver scelto di promuovere il tuo secondo singolo tratto dall'EP Itaca, singolo che si chiama Senza rimpianto, in cui insomma io ti chiedo di raccontarci come dire, la storia di come nasce questa canzone che tu insomma, hai scritto pensando alla fine di una storia, di una relazione con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo. Sì, non posso fare nomi, però è una ragazza che frequentavo e che anni fa e che decise ad un certo punto di mollare tutto perché il programma che avrebbe dovuto intraprendere, programma televisivo che avrebbe dovuto intraprendere, era un programma insomma che la doveva vedere single e quindi ha preferito. Già c'erano dei problemi tra di noi, ha preferito insomma interrompere la storia anziché provare a rimediare o comunque a portare avanti questa relazione e ha preferito lasciare tutto alle spalle e intraprendere questa nuova strada, questa nuova carriera televisiva che fortunatamente è andata anche bene. E quindi in quel frangente scrissi delle frasi buttate lì e poi, come succede spesso per noi musicisti, le cose poi messe nel cassetto e riprese qualche anno dopo, insomma, maturano maggiormente e danno i giusti frutti. Per cui, con la band con cui collaboro, mentre stavamo facendo le stesure di alcuni brani, è saltato fuori questo testo e l'abbiamo adattato, insomma, alla musica che stavamo scrivendo. Quindi ne è venuto fuori questo brano che si intitola Senza rimpianto e che parla appunto del fatto che comunque due strade si possono separare, un grande amore può anche finire, ma l'importante è guardare al passato e al futuro senza avere nessun rimpianto, insomma, per ciò che è successo e portare dentro soltanto i bei ricordi. Sì, assolutamente. Quindi, come sempre, poi diciamo, dal passato si trae qualcosa, sempre qualcosa di buono, no? Il fatto che tu hai detto che hai fatto un po' maturare queste frasi nel cassetto, poi hanno preso nuova vita, no? In qualche modo, soprattutto confrontandoti insomma, con gli altri musicisti, con chi ha collaborato con te a questo progetto. Esatto, sì, così è stato. Senti, invece ho avuto modo di vedere il videoclip che hai realizzato appunto per questo singolo Senza rimpianto e insomma ho visto appunto che è un video abbastanza suggestivo perché è stato girato in un luogo suggestivo che è il Passo di Falzarego in provincia di Belluno, quindi possiamo dirlo che è stato girato sul cucuzzolo della montagna. Sì, eravamo belli alti. E Sì, comunque devo sì, correggere, non è Falzarego, ma è Passo del Falzarego. Ah, scusa. Si trova non distante da Cortina. È un Ok. pezzo. È un luogo che ha visto, purtroppo, è stato protagonista questo luogo di battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi lì ci furono italiani, austriaci e non solo, e persero la vita, insomma, tante persone, tanti soldati. E ritornare lì, dopo oltre 100 anni per girare un videoclip, insomma, è sempre comunque
un modo per ricordare e per dare un briciolo di speranza per il futuro. E è stato molto difficile realizzare questo videoclip appunto perché eravamo in pieno lockdown, quindi per la pandemia, potevamo spostarci soltanto dentro la regione e abbiamo deciso di fare questo videoclip per non rompere le scatole a nessuno, per non essere segnalati da nessuno in un posto il più isolato possibile. Quindi abbiamo deciso insieme al regista, che è stato veramente bravissimo, che si chiama Andrea Pertegato, e il suo studio Android Studio, e con la sua assistente Francesca Fincato, insomma, li ho nominati tutti. Abbiamo deciso di registrare appunto questo videoclip in un luogo sperduto, ma allo stesso tempo molto importante, soprattutto per noi veneti. Un'altra Ma cosa infatti una curiosità che volevo domandarti, appunto, si vede questo video dove ci siete tu e i tuoi musicisti che suonate, quindi mi chiedo, ma come avete fatto a portare gli strumenti musicali fin lassù? Questo è stata la parte più difficile e impegnativa del videoclip perché abbiamo dovuto, siamo arrivati innanzitutto al passo, quindi dove c'è anche il rifugio, eccetera, al parcheggio. Dopodiché, aperti i bauli delle macchine, abbiamo scaricato tutti gli strumenti e a mano siamo andati su tutto l'appunto della montagna, tutto a mano in mezzo al fango e alla neve. Montati gli strumenti in un luogo deciso tra noi e la regia, che fosse il più pianeggiante possibile, il più suggestivo possibile, e da lì abbiamo iniziato le riprese, per tutta la giornata, sfruttando le poche ore di sole che c'erano, insomma, in quel momento, in quel periodo. Però bellissimo, davvero bellissimo, un'esperienza davvero bella. E infatti il risultato è davvero spettacolare, quelle riprese, insomma, e poi tu che canti in questo paesaggio desolato, insomma, davvero molto molto suggestivo. Ma ritorniamo un po' a quello che credo sia il tuo motto, quello legato, diciamo, al viaggio. Il viaggio per te, e io concordo pienamente con questa tua affermazione, il viaggio è molto più importante della destinazione. E questo credo che sia l'elemento di partenza del tuo ultimo EP che si chiama Itaca e che esce molti anni dopo l'ultimo tuo lavoro e che appunto narra in qualche modo un viaggio perché Itaca rappresenta la meta per antonomasia, no? La meta, la casa di Ulisse, quindi tu in qualche modo ci fai vivere attraverso i brani contenuti nell'EP una sorta di viaggio metaforico tuo, ma in cui anche chi ti ascolta può in qualche modo rispecchiarsi. Assolutamente, questo hai detto benissimo, Marica, hai centrato proprio il punto. È stato, come hai detto tu, dopo tanti anni sono uscito con questo nuovo lavoro. In realtà non sono stato mai fermo, Lo so, lo so. nel senso che ho lavorato comunque ad altri progetti e sono andato avanti con altre cose, ma in questo frangente, appunto in questo lasso di tempo, prima tra un disco e l'altro, diciamo che ho dovuto in un qualche modo perdermi e perdere la rotta per ritrovare me stesso e appunto affrontare questo viaggio in cui mi sono realmente perso e ho ritrovato la strada giusta per arrivare poi a raggiungere quella che è la de definita la mia Itaca, cioè il mio equilibrio interiore, il posto in cui sto meglio e più in equilibrio con me stesso. Quindi può essere una casa, una famiglia, una donna, però per chiunque, no? Però l'importante è essere in equilibrio e trovare appunto questa nuova Itaca che risplende sulle vite di ognuno di noi. E appunto Itaca ha significato per me ho voluto appunto
intitolare questo album Itaca appunto per descrivere questo viaggio di un moderno Ulisse alla ricerca appunto di se stesso, quindi della propria Itaca, attraverso le tappe della vita, quindi le tappe della vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Quindi affrontare l'amore, affrontare il lavoro, affrontare la quotidianità. Ma infatti, non so se sei d'accordo, Itaca può essere anche un luogo e una vita scomodissima, se però fatta in equilibrio con se stessi e con gli altri. Esatto. Io ho, tra l'altro, ho tre... ci pensavo ieri durante le prove con i ragazzi, abbiamo fatto le prove nella nostra sala prove a Mestre, e ho pensato ad una cosa, ho detto, cavoli, cioè tre titoli dell'album sono il significato perfetto di questo disco, nel senso che comunque il trovare Itaca è comunque un'esigenza, quindi una sorta di prigione. Il mio primo singolo si intitolava La mia prigione. Il secondo singolo, Senza rimpianto, e un possibile terzo singolo, comunque il titolo del disco, Itaca. Per cui ho detto Itaca, due punti, la mia prigione senza rimpianto. Quindi, ecco, alla fine, non volendo, tutto ha un senso, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Io credo che ci siano tantissimi fili conduttori in questo tuo ultimo lavoro. E una cosa che mi piace sottolineare, che insomma volevo rendere nota anche a chi ci sta seguendo, è che questo EP, che non so se tu hai con te, insomma, per farlo vedere. No, sono qua. Perfetto, allora questo EP è anche un'opera d'arte, possiamo dirlo, perché contiene delle piccole opere d'arte, piccole non in quanto importanza, ma piccole proprio come dimensioni, perché ad ogni brano, inclusa la copertina ovviamente, è dedicato un disegno artistico. Un'opera che ha realizzato veramente. Quindi su tela esistono veramente queste opere realizzate da Alessandra Carloni, che è una pittrice ed è tra le artiste, tra le street artist più importanti d'Italia al femminile. Quindi sono molto onorato di aver avuto Alessandra al mio fianco in questo progetto. E appunto lei ha realizzato non soltanto la copertina, come vedete, che descrive questo personaggio un po' desolato su una barca sospesa sul mare. Questo è l'Ulisse moderno, quindi. È l'Ulisse moderno, sì. Poi c'è anche il retrocopertina, insomma, con la stessa immagine, ma fatto così. E all'interno, appunto, come dicevi tu, ci sono, sempre realizzate da lei, ci sono... delle opere che descrivono ogni canzone, quindi c'è stato un lavoro musicale e di testo che è stato ovviamente è stato lavorato insieme a lei ed elaborato da lei nel suo stile, nella sua chiave di lettura. Sì, io trovo che sia uno stile anche un po', diciamo, potrei definirlo post-romantico, perché appunto nella copertina c'è quest'uomo che insomma rivolto verso un luogo indefinito, che sta sospeso su questa nave meccanica immersa nella nebbia, e devo dirti che un po' mi ricorda, ma magari mi sbaglio, un po' mi ricorda le illustrazioni e i film di Miyazaki, non so se hai presente. Sì, certo, certo, sì. Mi dà un po' quest'idea di post-romantico, oppure... Ora, io non gliel'ho mai chiesto, ma credo che sia comunque stata un'ispirazione per lei, per Alessandra. Anch'io stesso, io dipingo quadri... Lo so. E tra i miei quadri, quando io li riguardo, noto... insomma, delle cose anche involontarie, delle citazioni di Valerio Adami, piuttosto che io faccio pop art, ma
più che Andy Warhol, che insomma tutti noi conosciamo, o più che Roy Lichtenstein, trovo delle similitudini con appunto Valerio Adami o con altri pittori riconducibili alla pop art, che magari involontariamente per averli studiati tanto, averli visti tanto, assimili e poi lo riporti nel tuo modo, nel tuo dialogo con l'arte. E Alessandra Carloni è stata bravissima in questo, ha realizzato perfettamente quello che io ho scritto nei miei testi. Sarebbe stato troppo autocelebrativo mettere delle mie opere all'interno del mio album, quindi ho deciso di coinvolgere Alessandra come altri artisti, tra i quali Diego Feltrin alle fotografie, Costantino Cavafis in una poesia dedicata a Itaca, e non solo, insomma, tutti questi artisti insieme hanno fatto sì che questo disco di Sasha Torrisi non fosse soltanto un disco musicale, ma un contenitore culturale, quindi che abbracciasse la cultura a 360 gradi, ma con uno scopo, quindi di raccontare sotto varie sfaccettature, sotto varie forme diverse dell'arte, quella che è Itaca, quindi ciò di cui abbiamo già parlato. Quindi è un progetto di fatto corale che poi dà un output che è sicuramente superiore rispetto al lavoro di un singolo. Hai fatto sicuramente bene a coinvolgere vari artisti, anche insomma, per dare varietà anche di interpretazioni a quello che è proprio il progetto musicale, no? Sì, volevo anche che questo disco, che tra l'altro non è in vendita nei negozi, ma soltanto online, oppure nei canali, insomma, che tutti quanti ormai conosciamo, oppure, visto che non sono così famoso nel mondo e sono molto raggiungibile anche dai social, basta che il pubblico mi mandi un messaggio sui miei canali ufficiali. E lo spedisco direttamente a casa con autografato. E appunto volevo dire che mi faceva piacere il fatto che il pubblico avesse un oggetto che non fosse soltanto un cartoncino con un CD all'interno, ma che ci fosse qualcosa come succedeva a noi negli anni 80, qualcosa da prendere in mano, sfogliare un oggetto insomma Un che po' come avesse un una reliquia da tenere bene, assolutamente, assolutamente. Oggi che è tutto virtuale, effettivamente questo, hai fatto un lavoro un po' in controtendenza, che però sono sicura che verrà apprezzato dai tuoi fan e dal pubblico. Ma tu prima dicevi di non essere famoso, ma io invece credo che tu sia un po' famoso, soprattutto anche nel mondo, perché, come hai detto tu stesso prima, sei anche pittore e so che hai esposto i tuoi lavori non soltanto in Italia ma anche all'estero, quindi parliamo di Monte Carlo, parliamo di Parigi, di Miami, e che io ho avuto modo di vedere, purtroppo non dal vivo, questi tuoi lavori, in cui tu immagino che parta dal disegno proprio, dal disegno grafico, per poi arrivare alla corrente, diciamo, della pop art, della new pop art, e per chi ci sta ascoltando e chi ci sta seguendo, vorrei sottolineare che questi quadri di Sasha Torrisi sono molto molto particolari, perché lui utilizza dei colori fluorescenti che si illuminano con l'ausilio di una lampada di Wood. Ci vuoi spiegare un po' come funzionano queste opere d'arte? Sì, allora, fondamentalmente ho voluto creare qualcosa, siccome io sono molto appassionato di pop art, ma anche di grafica pubblicitaria e di fumettistica, ho voluto mettere insieme questi tre aspetti dell'arte e per rendere ancora più luminoso, ancora più accecante il risultato. Non solo i miei quadri sono dipinti con colori molto, molto brillanti, molto accesi, ma addirittura spegnendo la luce naturale, la luce normale,
la luce bianca, e accendendo una luce, un neon al wood, che sono quelli, per intenderci, che negli anni 90 si vedevano nelle discoteche, facevano illuminare i denti oppure alcuni particolari dei nostri vestiti. Questa fluorescenza appunto fa sì che alcuni colori, alcuni particolari che io ho dipinto in fluorescente, se con la luce bianca, la luce normale, si vede, che ne so, un giallo normale, con questa luce al wood si illumina praticamente, è come se fossero retroilluminati, e è un effetto molto simpatico, molto carino. Soprattutto la stessa opera ha un... può avere una duplice visione, appunto, dipende dalla luce. Certo, certo. E ho visto che... le labbra oppure le unghie di alcune donne, o comunque particolari, ecco, alcuni particolari che nell'interezza dell'opera si vedono, risaltano di più quando appunto sono suggestionati da questa luce. E ho avuto modo di capire che i tuoi soggetti preferiti sono sicuramente i soggetti iconici del mondo della pubblicità, ma poi utilizzi anche modelle, insomma, rifacendoti sempre chiaramente allo stile della pop art. Ci spieghi come nasce il processo creativo di un tuo quadro, quindi da dove parti e dove arrivi? Perché è bellissimo vedere un'opera d'arte completata, finita, appesa lì in una galleria, però è anche bello, secondo me, capire che cosa c'è dietro. Beh, dietro c'è sicuramente, ci sono dei progetti, innanzitutto prima messi su carta, quindi pensati e ovviamente buttati giù così, cercando di trovare una strada creativa, soprattutto convincente. E dopodiché, per esempio, come successe alcuni anni fa, feci una mostra dedicata alla televisione, quindi quello che è stato il percorso televisivo dal 54, quando nacque la televisione in Italia, ad oggi, però raccontata anche attraverso personaggi e situazioni, come per esempio l'allunaggio. Nel 69, luglio del 69, ci fu l'allunaggio, e fu forse per la prima volta il modo in cui tutto il mondo è rimasto collegato a quell'ora, in quel momento erano tutti davanti alla televisione. La prima mondovisione, diciamo. Esatto, per la prima volta tutto il mondo stava guardando un'unica cosa, che era questo uomo che andava sulla luna. Poi, che sia vero o meno, ci sono molte leggende dietro questa cosa, per cui io dipinsi appunto questo uomo sulla luna, che poggiava i piedi sulla luna con la bandiera americana, ma sullo sfondo c'era scritto Hollywood, quindi per cui insomma è anche il modo in cui dipingo è sempre molto ironico, ecco. Certo, ironizzare un po', diciamo, l'evento in sé, visto appunto che si dice che sia stato poi girato appunto negli studi di Hollywood. Non lo sapremo mai questo, non lo sapremo mai. Però è stato non solo il primo passo dell'uomo sulla luna, ma forse è stato di più il primo passo verso la globalizzazione, no? Esatto. Quindi io ho voluto raccontare attraverso anche questi eventi, queste cose, l'importanza della televisione appunto nella vita quotidiana di tutti noi. Quindi ciò che ci raccontano, che sia vero o falso, comunque ha avuto un percorso formativo anche della nostra società e ha deciso anche i nostri gusti, per cui la pubblicità. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso come esempio il carosello e ho dipinto delle icone del carosello, come la Susanna tutta panna, sì, o Joe Condor, oppure la linea. Con la maglietta degli AC/DC l'hai dipinta anche. Esatto, anche io ho cercato di sdrammatizzare, cioè di renderla più vicina a quelle che sono le mie corde, quindi una Susanna tutta panna con la maglietta degli AC/DC, era simpatica, ecco. E così, insomma, ho cercato di fare, come per esempio Lady Oscar, ho dipinto Lady Oscar perché è stato il primo cartone animato
probabilmente che ha evidenziato anche la società gay. Quindi ho dipinto una Lady Oscar vestita da uomo, ovviamente, con alle spalle la bandiera, insomma, che contraddistingue la comunità gay, comunque il gay pride, ecco. E, che ne so, beh, tantissime cose, la Wonder Woman Croce Rossina, che sono le donne di oggi, cioè queste donne fortissime, intraprendenti, lavoratrici, ma allo stesso tempo quando tornano a casa devono fare da mangiare per i figli, devono tenere la casa in ordine, quindi queste croce rossine della nostra società di oggi. Della nostra contemporaneità, Eh sì. eh. Per Senti, cui ma sì, ecco, ogni quadro comunque ha un significato e ovviamente quando nasce, tornando alla tua domanda, quando nasce un quadro ovviamente c'è un progetto dietro alle spalle, che sia di una mostra o semplicemente di un quadro, perché mi hanno invitato in una collettiva dove l'argomento è, che ne so, Marilyn Monroe, come è successo anni fa. Sì, sì, E quindi sì, sì. ecco, tutto ha un senso. Senti, ma per chi volesse avere un quadro a casa propria, cosa deve fare? Deve scriverti? Deve semplicemente, sempre come per il CD, basta scrivere. Tra l'altro, in questo momento, insomma, di difficoltà generale di tutti, sono anche molto accondiscendente a trattare il prezzo, perché purtroppo ho avuto un percorso molto veloce di crescita e mi hanno affibbiato dei coefficienti di vendita che purtroppo non. Ai quali purtroppo non mi posso esimere, però d'accordo con i miei galleristi, in questo momento in cui ovviamente c'è una difficoltà generale per tutti, insomma, io vado incontro alle esigenze di un possibile acquirente e loro vengono incontro a me, che ovviamente mi danno la possibilità di pagare le bollette. Però è giusto sempre comunque rispettare il valore dell'opera artistica Certo. e dell'autore, quello sicuramente in primo luogo. Senti Sasha, come ex frontman dei Timoria, tu ti porti dietro un grande bagaglio di esperienza, a parte insomma tutti gli album che avete realizzato e poi il poter anche esibirti sul palco del Festival di Sanremo, al Heineken Jamming Festival, con più di 300.000 spettatori, con artisti come Alanis Morissette, Vasco Rossi e poi anche aprire il concerto degli U2 allo stadio di Torino. Quindi tra tutte queste diciamo, esperienze così insomma, importanti, quali ti porti di più nel cuore e per quale motivo? Ma beh, allora, quella con gli U2 è stata un'esperienza importante, anche perché non è stato programmato nulla, cioè è stato. Noi avevamo quella sera avevamo anche un concerto in provincia di Brescia, e siamo andati a suonare poi la sera, siamo andati a suonare lì, ma prima eravamo a Torino, appunto, ad aprire questo concerto per gli U2. E fu un'esperienza appunto incredibile vedere 80.000 persone dentro lo stadio che hanno pagato il biglietto per vedere gli U2 e che durante la nostra esibizione cantavano le nostre canzoni. Quindi è stato un bel indice di gradimento. Una grande soddisfazione sicuramente, oltre che grandissima emozione. E poi Chiaro, sì. hai avuto modo di conoscere gli U2? Allora, di sfuggita, perché loro ovviamente sono arrivati in tempo utile per fare il concerto e noi siamo scappati per andare a fare quest'altro concerto a Brescia. E quindi sì, visti, Vi siete ma un po' incrociati, diciamo. non siamo riusciti insomma, a conoscerci bene, a parlare, a dialogare, anche perché in quei contesti lì difficilmente si riesce ad essere tranquilli. Immaginati che loro il giorno dopo erano a Monaco di Baviera a suonare e c'era tutto il loro service, audio, luci, chitarre, eccetera, eccetera, tutto doppio, che mentre montavano a Torino
preparavano per il concerto di Torino, agli altri stavano andando a Monaco di Baviera e montare al Monaco di Baviera per il giorno dopo. Quindi ecco, Certo. è comunque quando sei in tour non è così facile. No, chiaro, chiaramente, chiaramente. Senti, Sasha, tu sicuramente sai che il nostro è un network siciliano e io so che tu sei nato a Parma, ma che entrambi i tuoi genitori sono siciliani. Esatto, sono della provincia di Catania, dal cognome, vabbè, si può evincere che io sia Assolutamente. siciliano di origine e il mio paese di origine dove ci stavano i miei nonni, dove ci sono ancora i miei zii e tutta la mia parentela, insomma, è tra Pedara e Nicolosi, quindi alle pendici dell'Etna. E Bellissimo, questo benissimo, fuoco benissimo. dentro me lo porto ancora dentro le vene. Ho sempre, porto fortemente con me le mie radici. Sono molto legato. Sei molto legato perché immagino tu abbia anche trascorso un po' della tua infanzia qui in Sicilia, no? Eh sì, le estati siciliane non me le posso mai dimenticare. La mia nonna che mi faceva uscucchiddu. Cioè, mi faceva le coccole per addormentarmi, mi ha insegnato un sacco di preghiere, per esempio, di preghiere in siciliano, perché quando mi metteva a letto io dovevo dire le preghiere, ovviamente in lingua siciliana, Siciliana. e insomma sono veramente, veramente molto, molto legato a quella terra. Ogni volta che passo lo stretto o arrivo in aereo, e vedo e scorgo il profilo dell'Etna e mi si apre il cuore. È una cosa più forte di me. E questo, guarda, che è qualcosa che succede a tutti noi siciliani. Quindi sei siciliano al 100%, anche soltanto per quello che hai detto adesso. Allora, in quanto siciliano, l'anno scorso, nel mese di maggio, sei stato coinvolto in un progetto che ha lanciato Roy Paci con appunto questo gruppo, questo collettivo chiamato Chatu, in cui avete composto e poi cantato con altri artisti siciliani una canzone in memoria della strage di Capaci, la canzone appunto Siamo Capaci. Esatto, sì, abbiamo realizzato questo progetto grazie al mio amico Roy Paci e all'altro, da non dimenticare, l'altro autore del brano che è Giuseppe Anastasi, un altro amico mio con cui ho collaborato ai tempi della scuola di Mogol, quando entrambi insegnavamo lì. E abbiamo appunto realizzato questo progetto dedicato, come hai detto tu, per ricordare e per non dimenticare mai ciò che successe a Capaci. E questo brano, appunto, si intitola Siamo Capaci. Il videoclip è veramente molto, molto bello e l'abbiamo realizzato tutti quanti da casa, quindi con la videocamera, con il computer. Da casa abbiamo mandato la nostra immagine, il nostro pezzetto che cantiamo, appunto al regista che poi ne ha Roy Paci. realizzato questo videoclip ed è uscito proprio il 25 di maggio, insomma, data così importante per tutti noi. Un lavoro che poi ha dato comunque un output molto emozionante, perché vedere tutti questi artisti che appunto ognuno da casa propria, per poi creare insomma questo grande lavoro anche diciamo emozionante e ricordiamolo anche di beneficenza perché i proventi sono stati destinati all'Associazione Libera di Don Ciotti, esatto. Esatto. E ci sono tanti artisti, sono stati coinvolti tanti artisti che anche come me, cioè il mio ex vicino di casa Mario Biondi, anch'egli catanese, però abita a Parma, adesso abita a veramente 1 chilometro da casa dei miei genitori. Quindi anche artisti come me che la vita li ha portati altrove, ma hanno mantenuto una sicilianità, una forte
componente territoriale, per cui ecco, ci accomuna tutti quanti la Sicilia. Qui, per Sì. cui ecco, ne sono molto onorato che Roy ha voluto coinvolgermi. Senti, Sasha, ma tu lì per caso nella stanza in cui ti trovi hai una chitarra a portata di mano? Io praticamente vivo con la chitarra in mano, cioè ce l'ho, guarda, non Non dico ci altro. suoni qualcosa? E cosa vuoi che faccia? Vuoi che ti faccia l'ultimo singolo in Anche versione l'ultimo chitarra singolo, voce? perfetto. Allora, non so se si sente, però. Si sente? Ok. Chiama senza rimpianto. Ieri ho fatto tardi, non importa, tanto oggi dormirò. Giro nudo per la casa, cosa cerco ancora, non lo so. Forse le tue tracce intorno a me per distruggerle poi finirà senza rimpianto, sono certo. Il mio orgoglio passerà di là. Ho pagato, sai, tutti i miei sbagli per convincermi che tutto passerà. Bellissimo, Eccola, bellissimo. accennata. Accennata, ma bellissima. In questo brano io ci sento il rock, il grunge, il beat pop, ma anche il cantautorato, che è sicuramente qualcosa che ti è rimasto, dalla tua esperienza dei Timoria, ma secondo me c'è anche qualcosa, della tua esperienza, dei tour che hai portato in questi ultimi anni in tantissime piazze d'Italia. Credo che tu abbia fatto più di 250 concerti con il progetto Sasha Torrisi canta Lucio Battisti. Sì, beh, ci sono tutte queste sfaccettature che hai nominato perché, insomma, mi porto dentro il grunge, mi porto dentro il rock, che è una matrice importantissima per me, anche con i Timoria, e mi porto dentro tantissime cose, il prog, il cantautorato, perché ovviamente tutte le canzoni, prima di arrangiarle, prima di prendere una direzione sonora, vengono comunque composte chitarre voce o pianoforte voce, per cui il cantautorato è la base è la struttura proprio della canzone. Poi, come hai detto tu, l'esperienza battistiana, insomma, mi ha dato una forte impronta, perché appunto Lucio Battisti, non dimentichiamo, è stato un cantautore. Sempre ovviamente io ti parlo del Battisti insieme a Mogol, che è quello che abbiamo in giro noi. È stato un cantante, un cantautore, insomma, molto molto importante, e ha avuto l'onore di portare il rock in Italia, cioè questa cosa molto importante che in Italia prima di allora non c'erano canzoni rock. Lui ha avuto questo ruolo, e
poi E tu hai avuto, scusami, tu hai avuto anche l'audacia, ma la perseveranza, che poi diciamo si è rivelata di successo, di rielaborare in chiave rock i successi di Battisti e riscontrare un grande successo di pubblico. ho voluto quasi riscrivere gli arrangiamenti, ma così è stato, riscrivere gli arrangiamenti di quei brani che secondo me avevano una base rock e quindi ho cercato di renderli più attuali, come se li avessi scritti io oggi. E questo è stato vincente perché tante volte quando guardi una tribute band, una cover band in giro tendono a scimmiottare quello che è l'originale. Addirittura si vestono, hanno gli stessi E non movimenti si allontanano, diciamo, da nel quello loro stile. pianino. Noi abbiamo invece cercato di appunto di dare un'impronta molto personale e le canzoni si riconoscono, insomma, sono le canzoni di Lucio Battisti, tutti noi le conosciamo, Ma però. sul palco però c'eri tu con i tuoi salti. Sì, esatto. Anche quello, insomma, è una caratteristica mia personale che mi porto dietro da tanto. Quindi il pubblico non vede un tributo a Battisti. Io non mi metto il foulard, cioè, non Certo. cerco di imitare la sua voce, ma con le mie caratteristiche, con le nostre caratteristiche di me e della band, cerchiamo di dare un'impronta più personale, per quanto mi riguarda, più accattivante anche dal punto di vista artistico. Ecco. Senti, Sasha, noi intanto ci auguriamo per tutti e per tutto il mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, che presto tutti gli artisti possano tornare a fare il loro lavoro e a fare godere noi della vostra arte. Quindi questo è quello che io auguro personalmente anche a te, cioè perché credo Grazie. che sia il desiderio di tutti, no? Cioè il desiderio di tutti è quello di tornare sul palco e fare dei live, no? Come se foste come ai box di partenza, lì che per fare una metafora un po' automobilistica, no? Che state lì ad aspettare. E ovviamente quello che mi auguro anche è quello di vederti poi qui in Sicilia, magari per qualche concerto. Molto volentieri, sarebbe bellissimo. E come ti ho detto prima, ieri ho fatto le prove con la mia band e insomma, a furia di prove, 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 siamo più che pronti. Adesso basta soltanto che insomma, qualcosa si apra, qualcosa si muova dal punto di vista live e siamo veramente pronti di portare in giro sia il progetto di cui stavamo parlando, dedicato a Lucio Battisti, sia ovviamente il mio nuovo progetto che ha visto la luce a settembre e abbiamo avuto pochissime occasioni per portare le nuove canzoni dal vivo, che devo dire sono fortissime. No, non me lo aspettavo. Le canzoni nuove suonate dal vivo sono strepitose, una bomba. E noi non vediamo l'ora di vederti e di ascoltarti dal vivo e ti aspettiamo qui in Sicilia, Sasha. Grazie Grazie. mille per averci dedicato il tuo tempo e in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi. Io e la mia Gilda vi salutiamo. Ciao Sasha, ciao Gilda. Grazie, ciao.